momento in cui questo vento solare viene perturbato dalla presenza di Plutone, quindi potrebbe dare indicazioni sulla presenza di campi magnetici all'interno di Plutone. Vengono misurate con, questo qui è lo Student Dust Counter, è uno strumento sviluppato da un gruppo universitario che va a misurare le particelle, quindi va a vedere se ci sono delle polveri e se sono in che quantità, dove si trovano e cosa succede. La parabola è molto importante perché ovviamente permette le comunicazioni, ma viene usata, come vi dicevo, anche per misurare le radiazioni che vengono ricevute da Plutone, da Caronte, e quindi poter acquisire dei dati ulteriori. Questo per dare un'idea delle dimensioni delle proporzioni di questo oggetto. Il razzo che è partito era alto 58 metri, pesava 334 tonnellate al lancio. La massa della sonda, quindi il carico utile vero e proprio, sono appena 478 kg, quindi praticamente poco più di un millesimo di tutta la massa che viene spedita. E è partito con una grandissima velocità, una grande accelerazione, ha toccato un picco di 14 g e ha raggiunto, pensate, l'orbita della Luna in appena 9 ore. E ha raggiunto Giove in 13 mesi, mentre il record precedente era quello dei Voyager, che avevano impiegato 18 mesi. Ovviamente l'obiettivo dei Voyager era diverso, però è partita estremamente veloce. Questa velocità è diminuita nel tempo, però comunque è alta e crea tutta una serie di difficoltà, perché oggi andiamo a studiare un oggetto molto piccolo, in una zona dove c'è poca luce, quindi è poco illuminato, e arriviamo con grande velocità. Quindi bisogna iniziare a studiarlo molto in anticipo, in modo da avere maggior numero di informazioni per tempo. Va bene, poi la correzione di rotta nel 2007 è stata effettuata passando vicino a Giove, e è stata usata la strumentazione per fare la calibrazione, per vedere, per studiare Giove, che comunque era utile e interessante, e comunque per vedere come funzionavano tutti i vari strumenti e metterli per la prima volta alla prova in vista di un incontro che, vabbè, sarebbe stato molti anni dopo, però tanto per vedere che durante il viaggio, durante la fase di partenza, non ci fossero problemi. Sono state fatte tutte le prove, le verifiche sul puntamento, sulla guida, sull'orientamento della sonda, e quindi è stata un'ottima palestra in vista del vero obiettivo. A giugno 2013, quindi circa 2 anni prima dell'incontro, viene visto per la prima volta Caronte. Vedete, indicato qui da questo cerchietto, è piccolissimo, estremamente debole, però è la prima immagine che la sonda effettua su Caronte. Non è servita ovviamente a scopi scientifici, perché è estremamente di piccolo dettaglio, però è stata una capacità di discernere un oggetto piccolo e molto debole. Ora veniamo al programma, che è quello più importante, che è la fase che sta per avvenire, o meglio, ci siamo già in corso. Vi dicevo, il flyby è previsto a metà luglio, però adesso, da inizio maggio, siamo nella fase in cui viene osservato con attenzione Plutone per capire qual è l'ambiente nel quale si dovrà muovere la sonda. Abbiamo visto che ci sono tanti satelliti che sono il residuo probabilmente di un vecchio impatto. La gravità di ognuno di questi corpi è molto bassa, e quindi è possibile che ci siano polveri intorno a Plutone, o legate a questo scontro iniziale, quindi una sorta di anelli
più o meno densi, oppure perché piccoli impatti che possono avvenire sui vari satelliti, tipo Caronte o gli altri più piccoli che abbiamo visto, rilasciano nello spazio circostante grandi quantità di pulviscolo, che è estremamente rarefatto, però siccome la gravità di questi satelliti è bassa, non ricade questo pulviscolo sui satelliti, ma viene rilasciato nello spazio e rimane in orbita intorno a Plutone. Quindi c'è il grosso rischio da evitare di avere durante l'incontro un impatto con zone che potrebbero essere ricche di polveri, che quindi potrebbero danneggiare la sonda. Il 14 di luglio, quando ci sarà il flyby, una cosa che hanno già detto è questa: non aspettatevi grandi notizie, cioè non sarà una diretta tipo lo sbarco sulla Luna, che arrivano e arrivano subito le immagini, le fotografie e così via, per una serie di problemi. Innanzitutto la distanza fra la Terra e la sonda in termini di tempo sono circa 4 ore e mezza luce, quindi i dati arrivano con un certo ritardo. La parabola ti trasmette, pensate, una potenza di 22 watt, la potenza di una lampadina, e quindi riuscire con una potenza così piccola a captare i segnali da Terra è già un'impresa, e quindi la velocità con cui i dati vengono trasmessi è estremamente lenta. Quindi, siccome l'incontro e la fase di massima osservazione dura poche ore, non si può permettere che la sonda perda del tempo a comunicare con la Terra. Quindi tutta l'attività della sonda è stata studiata, è stata programmata e provata già due volte negli anni scorsi, con tutta una sequenza di dove deve girarsi, dove deve orientarsi, cosa deve guardare, e acquisirà tutti i dati e li salverà nella memoria che ha a bordo. E hanno detto che il giorno del flyby comunicherà a Terra solo per una mezz'ora, praticamente per dire sta andando tutto bene, e manderà solo pochissimi dati, giusto come conferma di cosa sta succedendo. Poi continuerà le osservazioni anche nel seguito, nel giorno successivo. Dopo il flyby vero e proprio inizierà a trasmettere delle prime immagini a bassa risoluzione, giusto per avere qualcosa in mano, vedere che cosa ci aspetta. Però il rilascio di tutti i dati avverrà nell'arco alla fine di 16 mesi addirittura, e inizierà praticamente da settembre, e piano piano verranno scaricate tutte le memorie e tutte le immagini, tutti i dati ad alta definizione, verrà tutto trasmesso nei tempi successivi. Le due settimane precedenti l'incontro sono le più importanti, perché tutte le misure, tutte le analisi vengono condotte con attenzione, perché sono quelle in cui la sonda è in posizione più favorevole, perché Plutone si presenta un po', siccome è adagiato sulla sua orbita, si presenta quasi come un bersaglio, cioè la sonda arriva e, come se fosse un bersaglio, colpisce, attraversa il sistema, e nel giro di poche ore, vedete qui l'indicazione alle 11 è qua, a mezzogiorno è qui, all'una è qua, alle 15 è là, quindi nel giro di poche ore attraversa tutto il sistema. Cosa molto importante, il percorso della sonda è stato studiato con attenzione, perché la sonda deve attraversare sia il cono d'ombra di Plutone sia il cono d'ombra di Caronte, perché mentre la sonda starà attraversando il cono d'ombra, e quindi quando vedrà il Sole e la Terra eclissarsi, da Terra verranno trasmessi dei segnali radio con una frequenza ben nota, ben precisa, e la sonda si girerà ad osservare il Sole che scende attraverso l'atmosfera di Plutone. Misurando l'osservazione del Sole e l'osservazione del segnale radio che riceve da Terra, sarà in grado di ricavare il profilo di pressione e temperatura dell'atmosfera di Plutone.
E quindi questo è estremamente importante perché permetterà di capire che tipo di atmosfera c'è, che temperatura, come si comporta e via dicendo. E farà la stessa cosa su Caronte. Il problema della sonda sarebbe, nel momento in cui ha superato la fase di massimo incontro, è girarsi e guardare Plutone, perché a quel punto il Sole dall'altra parte e vedrebbe solo l'emisfero oscuro, quello nel lato notturno. Già luce abbiamo detto che ce n'è poca, perché siamo circa un millesimo della luce che riceviamo qui, siamo a 33 unità astronomiche, quindi circa un millesimo. Però l'arrivo è stato studiato in modo che Caronte sia in una posizione favorevole, per cui Caronte viene illuminato dal Sole e riflette, è in una posizione della sua orbita, per cui riflette con la sua luce, la luce del Sole verso Plutone e va a illuminare l'emisfero notturno. Quindi anche se estremamente debole, estremamente tenue, sarà possibile osservare questa zona che abbiamo visto, che a noi oggi è oscura. Chiaro di luna. E quindi con un chiaro di luna. Una luna estremamente debole, estremamente tenue, però dicono che hanno la speranza che sia sufficiente questa luce a illuminare questo emisfero che altrimenti sarebbe completamente perduto. Anche perché Plutone impiega 6 giorni a compiere una rotazione su se stesso, quindi per osservare completamente una rotazione occorrono 6 giorni, 6 giorni prima la sonda sarà abbastanza lontana, riuscirà a fare le misure e osservare con dettaglio, ma non più di tanto alcune zone. Invece sperano di riuscire a compiere questa impresa, proprio di vedere anche la parte più lunga. A che distanza passa da Plutone? La sonda passa a circa 12.000 km da Plutone. Caronte è circa 20.000 e la sonda passa un pochino più. Ecco, vedete qui l'orbita di Caronte sono circa 20.000 e la sonda passa circa 12.000 km. Quello lì è il punto, pensate, il punto che deve essere colto. L'errore è appena di. Deve passare esattamente lì. L'errore è di 60 miglia per 90 miglia, vabbè loro parlano tutto in miglia, quindi circa fra 90 per 140 km, deve passare esattamente lì. E in queste settimane è importante, siccome vi dicevo che la sonda quel giorno lì lavora completamente in automatico, ha tutto programmato, le sequenze dove deve girarsi, dove deve orientarsi, dove deve puntare, però c'è un piccolo errore che si conosce sulla sua velocità con cui si sta avvicinando. L'errore deve essere ridotto il più possibile e quindi c'è la possibilità di effettuare delle piccole accensioni dei razzi per correggere la velocità, perché l'errore deve scendere sotto del massimo avvicinamento, deve scendere sotto i 100 secondi. Mettere un'autoguida. Cioè si deve arrivare a Plutone, al massimo avvicinamento con Plutone, con un errore massimo di 100 secondi. Quindi pensate, un viaggio che dura 9 anni e mezzo e l'errore che si deve compiere sono 100 secondi. 100 secondi è un minuto e mezzo, è poco obiettivamente, però a una velocità di 13 km al secondo vuol dire in 100 secondi si fanno 1300 km. Se io devo osservare un oggetto che è di 2000 km, se faccio un errore di 1300 rischio di averlo perso. E quindi il programma che è stato studiato non è che compierà delle fotografie statiche come facciamo noi, no, inquadro, schiaccio e faccio il pulsante e faccio la foto. Farà delle piccole spazzolate in una certa regione, così se ci fosse un piccolo errore sull'avvicinamento, comunque facendo una spazzolata sono sicuri di avere trovato inquadrato la regione che interessa e quindi di poter fare la misura. Queste qui sono le prime immagini che sono state rilasciate dal sito della missione,
sono state riprese intorno a metà di aprile. Vedete che vediamo Caronte che orbita intorno a Plutone. Ingrandendo il dettaglio di Plutone, vedete che iniziamo a notare le zone, cioè ci sono zone che hanno albedo differente, zone più chiare e zone più scure. Quindi iniziamo a capire che ci sono delle regioni più chiare. Non sappiamo che cosa sono, non sappiamo se sono, diciamo, analoghe ai continenti o se sono zone dove ci sono dei criovulcani che emettono ghiaccio o se sono delle nebbie, questo non lo sappiamo ancora. Però iniziamo a cogliere i primi dettagli. E questa invece è l'immagine rilasciata proprio l'altro giorno, in settimana, sono prese fra fine aprile e primi di maggio. Queste qui sono le immagini originali in cui praticamente vediamo un grande caos e non riusciamo a distinguere molto. Dopo averle elaborate, processate, si sono visti per la prima volta tutti i 5 satelliti conosciuti ad oggi di Plutone. E l'obiettivo nelle prossime settimane è di andare a continuare a osservare per vedere se ce ne siano altri o, come vi dicevo, se ci siano degli anelli, delle zone di polveri o cose del genere. Questa qui è proprio un'immagine recente. Adesso, nelle prossime settimane, dovrebbero rilasciare, verso il 20, il 25, dovrebbero rilasciare altre immagini e quindi speriamo di avere più informazioni, iniziare a vedere qualcosa di più. Ad oggi molto di più non si può dire perché la missione è in corso. L'unica cosa che vi posso dire è: se avete voglia di stare sul computer, guardare gli aggiornamenti nei siti della NASA o il sito della missione, cosa simpatica, su Twitter c'è un profilo Twitter della sonda, come se fosse la sonda in prima persona a parlare, e lì di tanto in tanto dicono le ultime novità, parlano di cosa sta succedendo, di altri eventi organizzati dal team della missione, e quindi lì probabilmente nelle prossime settimane sapremo diciamo al volo le novità che arriveranno. Quindi il mio invito: continuate a seguire le cose e aspettiamo con interesse metà luglio e vedremo che cosa ci sta fanno. Ma lei, il suo spirito è già dentro la capsula? Il suo spirito è... Io sì, effettivamente sì. L'ho seguito fino a te.